Ciao ragazzi, eccoci qui con un nuovo video finalmente. Sono riuscita insomma ad avere del tempo per girare appunto un nuovo video. Partiamo con un video haul. Gli acquisti sono davvero pochissimi perché come vi ho detto sto cercando di trattenermi, di acquistare appunto il meno possibile, quindi solamente quando termino e magari mi riserve qualcosa, anche se ho acquistato insomma qualcosina. Allora, partiamo innanzitutto con l'ordine che ho fatto sul sito di Elfe in occasione della promozione del 50% di sconto più le spese di spedizione gratuite, quindi una grande offerta che non potevo farmi sfuggire. Allora, non ho acquistato tantissimo, volevo prendere diversi pennelli, ma purtroppo erano andati sold out sul sito, quindi ho preso solamente quello che ho trovato disponibile. Ho preso anche altre cosine che non vi mostrerò perché fanno parte di alcuni regali o giveaway che voglio insomma fare, quindi metto da parte insomma già i prodotti e quindi vi mostro quello che realmente ho acquistato per me. Allora, ho preso questi pennelli che sono appunto della linea base, che costa 1,70 euro. Ho sentito dire in giro su Facebook, ma non sono andata ancora a controllare, che Elf abbia aumentato insomma i prezzi sul sito. Spero non sia così e spero che l'aumento del prezzo non sia davvero esagerato. Comunque andremo a controllare, voi fatemi sapere qui sotto. Ho preso questi qui che appunto vengono 1,70 euro, che io ho pagato 85 centesimi e sono la Shadow Brush, quindi un semplice pennello per l'applicazione dell'ombretto. I pennelli li ho già lavati, non hanno perso setole. Strano perché comunque questi della linea base ne perdono. E nulla. Per 85 centesimi ho voluto prendere qualche pennellino di scorta e poi ne ho presi altri due fatti in questo modo che si chiamano Smudge Eye Sponge e mi piacciono tantissimo questo tipo di pennello per sfumare la matita, diciamo nella rima ciliare inferiore esterna. Io ne avevo uno di un set che avevo preso su internet e quindi ho voluto prendere questi per avere un cambio quando insomma l'altro è a lavare. Ho approfittato poi dello sconto del 50% per prendere un'altra di queste famosissime cipria di Elf, che è quella a quattro colori nella tonalità cool. Io ne ho già terminata una e mi è piaciuta davvero tantissimo e ne ho un'altra, adesso ne sto utilizzando una e ne ho un'altra di scorta. Comunque ho voluto approfittare dell'occasione perché una cipria buona che a me piace davvero tantissimo a 2,25 euro non la trovo da nessun'altra parte, quindi ne ho approfittato e ne ho fatto scorta. Ormai la conoscete, neanche la apro. E poi ho voluto prendere sempre per 85 centesimi, quindi 1,70 euro a prezzo pieno, questa palettina componibile di Elf. Allora, questa qui è una palettina vuota che voi poi potete comprare le cialde e costruire come meglio, insomma, comporre come meglio credete. Si compone, insomma, è fatta in questo modo. Quindi ha qui un grande specchio qui sopra e poi qua sotto i quattro spazi anche con la spugnetta. Perché ho preso questo prodotto? Perché ho saputo anche tramite Bettabella, alla quale mando un bacio e vi lascio il link qui sotto del canale, che all'interno di queste, diciamo, di questa circonferenza c'entrano benissimo gli ombretti MAC. Quindi visto che ho intenzione pian piano di comprarne qualcuno, approfitto comprando il refill che costa un po' di meno e li andrò a posizionare all'interno di questa palettina qui. Poi, insieme sempre a Betta, siamo andati il 9 febbraio, non ricordo bene la data, comunque alla Fiera dell'Estetica di Roma. Diciamo che non c'era granché per quanto riguarda il trucco, ho voluto prendere solamente tre cose, sempre per scusate, lo stesso discorso che non mi va di acquistare cose che non mi servono, quindi ho voluto togliermi solamente due sfizi di prodotti che volevo provare da tempo e che lì ho trovato davvero molto molto scontati. E sono stati uno smalto China Glaze, ne ho sempre sentito parlare davvero benissimo, però so che costano all'incirca 8-9 euro. In fiera l'ho trovato solamente 2 euro e quindi ho voluto prendere appunto questa tonalità che poi è quella che ho qui sull'anulare. Questa qui è la 690 Joy. E appunto in fiera erano soli 2 euro. E poi sempre nello stesso stand ho preso due tagli più piccolini, insomma, del famoso Sash Vite, che è il top coat ad asciugatura rapida che ha fatto
è questo qui, ed erano venduti a 2 euro a boccetta, quindi ho voluto prendere solamente queste tre cosine e voglio ringraziare tantissimo e salutare e mandarle un bacio a Marzia che mi ha poi fermato nella stazione del treno al ritorno per salutarmi e sono stata davvero felicissima di trascorrere il tempo con te e fare appunto una chiacchierata. Poi andiamo avanti con gli acquisti. Gli altri acquisti li ho fatti dal catalogo Avon, semplicemente, ed ho voluto prendere uno scrub per il corpo, perché mi sta terminando, insomma, quello che sto utilizzando in questo momento. E questo qui è un scrub al cioccolato. Fatto in questo modo, sono 200 ml di prodotto e l'ho pagato solamente 2,99 euro. Non l'ho ancora provato perché appunto sto terminando quello che ho nella doccia e poi procederò con questo e magari vi faccio sapere che cosa ne penso. Se voi l'avete già provato, un commentino qui sotto. Un altro prodotto che mi è terminato e che quindi ho dovuto riacquistare è stata questa crema per i piedi della Planet Spa. Questa qui è una crema per mani, piedi e gomiti e che utilizzerò naturalmente solo per i piedi perché per le mani ho da utilizzare quelle dell'Yves Rocher. E sono appunto 75 ml di prodotto, è fatto così a barattolino ed è costata 3,95 euro in offerta. L'odore è davvero buonissimo e la consistenza è questa qui. E poi, come ultimo prodotto che ho voluto prendere sul catalogo, è stato un prodotto di make up ed è un eyeliner in penna ed è il Super Extend in tonalità nera. Perché l'ho voluto prendere? Perché ho potuto approfittare di un'offerta, nel senso che la mia cliente non ha approfittato di un'offerta in catalogo e quindi io sono riuscita a prendere questo prodottino qui a soli 3,95 euro. Visto che per adesso ho utilizzato solamente eyeliner diciamo quelle con il pennellino, volevo provarne uno in penna e questo era un prodotto comunque ad un prezzo buono. Non ve lo apro perché ne ho altri appunto da smaltire. Comunque l'ho provato da un'altra persona e fa un tratto davvero molto molto sottile. Se voi l'avete comprato, fatemi sapere magari come vi trovate e se dura, perché so che gli eyeliner in penna solitamente dopo un po' non funzionano più tanto bene. Quindi fatemi sapere voi come vi siete trovati. Poi, in occasione di San Valentino, il mio ragazzo mi ha regalato un rossetto MAC. Sapete che io sono follemente innamorata di questi rossetti. Costicchiano, quindi insomma, se ogni tanto vengono regalati fa sempre molto piacere. Ho scelto insomma un rossetto satin e nello specifico la tonalità Captive. Veramente io volevo prendere il Craving, però non era presente in negozio e visto che sono molto simili, ho deciso di prendere poi il Captive. È quello che indosso in questo momento, non so se è falsata che la luce. C'è un po' di sole, quindi probabilmente il colore è un po' falsato. E io non ve lo so davvero descrivere, ragazzi, come colore. Sembra un. C'è un qualcosa di prugna, un rosso mattone, è davvero un colore particolare che se avete occasione di provarlo in negozio, davvero fatelo perché io me ne sono innamorata, cioè da quando l'ho ricevuto davvero lo metto quasi tutte le sere, mi piace tantissimo. È un satin quindi ha una buona durata e è una bellissima insomma coprenza, comunque rimane davvero confortevole poi sulle labbra e questo sapete che costa appunto 18,65 euro. Con l'occasione ho chiesto anche alla commessa, insomma alla MUA, di lasciarmi un campioncino di correttore Pro Longwear e appunto me l'ha messo in questa giarrina. Non me ne ha lasciato molto, però devo dire che ne basta pochissimo, quindi penso di poter fare più di un'applicazione. Lei mi ha suggerito la colorazione NV20. Quindi lo proverò, l'ho già provato una volta, però magari finisco il campione perché comunque è mia intenzione comprare proprio il prodotto per intero, quindi ho preferito prima testarlo visto che comunque anche lui costa intorno ai 18 euro. E poi come finiamo insomma il video con cosine un po' così, da mia madre mi sono fatta prendere questi due dischetti del Conad, questi qui sono appunto i dischetti maxi che andrò ad utilizzare appunto per struccare il viso. Sono fatti così e questi qui sono i dischetti quelli un po' più piccoli, normali insomma, che utilizzerò sia
per togliere lo smalto, ma anche per struccare meglio gli occhi. E per finire, un giorno che siamo andati da Ikea, ho approfittato per acquistare questa mega confezione di Tea Light, che come sapete io utilizzo sotto al bruciaessenze per far sciogliere la tarte della Yankee Candle, e pensate che questa confezione, che sono appunto 100 candeline, è venuta solamente 3,50 €. Quindi se anche voi avete un Ikea nei paraggi e utilizzate questo tipo di candele per bruciare le Yankee, vi straconsiglio questo pacco perché è davvero super conveniente. E nulla ragazzi, questi qui sono stati i miei piccoli acquisti. Sono previsti altre due cosine, una cosina da Yves Rocher, una cosa lotion, ma davvero non sono previsti grandi acquisti nell'immediato. Mi sto concentrando un po' nello smaltire i prodotti, anche se purtroppo gennaio e febbraio sono stati dei mesi dove mi sono truccata un po' di meno, perché ero a casa un po' a studiare, quindi anche lo smaltimento make up è andato un po' a rilento, semplicemente perché non mi truccavo per uscire. E nulla, fatemi sapere voi se avete acquistato qualcosa di interessante, che sono sempre molto curiosa. Vi ringrazio per aver visto il video e vi mando un bacione grandissimo. Ciao!